Ciao ciao da Svideo, ringrazio Fade che mi ha suggerito l'idea di fare questa cosa e siccome a scuola io non l'avevo mai finita, intendo ora riprenderla insieme a voi e colmare questa lacuna, ossia cioè parlare della Divina Commedia. La Divina Commedia è un poema di Dante Alighieri, è scritto in terzine diverse endecasillabi, cioè 11 sillabe ogni verso, è in lingua volgare fiorentina e sembra sia stato scritto tra il 1304 e il 1321. È l'opera più celebre di Dante, la conoscono tutti, è considerato uno dei più grandi capolavori della letteratura di tutti i tempi. È diviso in tre parti che sono chiamate cantiche. Le cantiche sono l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Ognuna è composta da 33 canti, tranne l'inferno che ne ha 34. Di cosa parla? Parla di questo, del poeta che narra questo viaggio immaginario, diciamo, dove il protagonista attraversa i tre regni ultraterreni che alla fine lo condurranno fino alla visione della Trinità. Ok ragazzi, ora venite tutti con me all'inferno e partiamo con il primo canto. Allora, riassunto del primo canto. Diciamo che Dante, giunto a metà della sua vita, che ha smarrito la via della giustizia e del bene, si ritrova in questa selva oscura, la selva oscura del peccato, nel senso che rappresenta metaforicamente il suo traviamento morale, no? Dopo questo turbamento iniziale, lui riconosce che la provvidenza è sempre stata premurosa, no? Nei suoi confronti. La forza è stata sempre grande in lui e quindi è meglio non cedere al lato oscuro. La prima luce dell'alba, infatti, gli indica la cima di un colle ed egli, ta-tac, 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 riacquista speranza. Sente di aver trovato la salvezza, ma se fosse così, la storia sarebbe già finita. Invece, come nei migliori film, ecco pronte tre creature ad ostacolargli la strada. Oh, immaginatevi degli effetti speciali della Madonna. Ok, la prima è una lonza. E che è una lonza? Io pensavo di aver mangiato delle fettine di carne di lonza una volta, ma poi mi sono ricordato che la lonza non è l'animale che pensavo io. Cioè, a quei tempi, la lonza era un felino, poteva essere una pantera, un leopardo, oppure una lince, che ne so, forse anche un ocelotto, un gatto selvatico. Beh, vabbè, comunque nei bestiari medievali, la lonza veniva definita un animale sempre in calore e che quindi si accoppiava in ogni stagione. E questo è molto importante perché queste figure che incontrerà Dante rappresentano tutti dei vizi e in questo caso la lonza rappresenta la lussuria. Dante è turbato da questi pensieri peccaminosi e sogna Megan Fox nuda. No, non è vero. Chissà, forse avrà pensato a Beatrice. Ma vabbè, di Beatrice ne parleremo più avanti, ragazzi. Comunque, Dante non cede alla lussuria. Probabilmente avrà pensato intensamente a dei gatti morti. A me, per esempio, mette tristezza e frena ogni tipo di libido. Vabbè. Comunque, diciamo che dopo la lonza arriva un'altra sfida. Un leone ruggente. E una voce gli dice: dovrai uccidere l'invulnerabile leone di Nemea e portare la sua pelle come trofeo a casa. Ah no, aspetta. Quello era Hercules, mi sono confuso. Dunque, il leone chi era? Quello Aslan? Quello di Narnia? O il leone di Lernia? No, ragazzi, dai, il leone rappresenta un altro vizio. Infatti, è un'allegoria della superbia. Ferma un attimo, sapete tutti cos'è un'allegoria, vero? Per quei tre che non lo sanno, lo spiego. L'allegoria è una figura retorica per cui un concetto viene espresso attraverso un'immagine, ma allo stesso modo della metafora, no? Quindi c'è sempre la sostituzione di un oggetto, insomma, di una cosa con un'altra,
ma a differenza di quella non si basa solo sul piano dell'emozione, sul piano emotivo, bensì richiede un'interpretazione più razionale di ciò che sottintende, tante volte anche a livello filosofico, metafisico. Vabbè, detto questo, trovare la superbia al giorno d'oggi non è assolutamente difficile, e ve lo dice lo youtuber migliore al mondo. Scherzo, ovviamente. Ma andiamo avanti. Nonostante in questa avventura Dante sia ancora solo guerriero livello 1 ed abbia poca forza e poca energia spirituale, poco mana, diciamo, riesce a passare il leone, va, ma si imbatte in una... Ragazzi, devo essere una lupa. In una lupa di una tale magrezza, forse era anoressica, chi lo sa. La lupa, cosa rappresenta? La lupa è l'allegoria dell'avidità. L'avidità sfrenata. L'avidità sfrenata di ricchezze e possesso. La cosiddetta cupidigia. Accidenti. Ragazzi, con tutti questi vizi mi viene in mente Fin 7 di David Fincher, a voi no? Vabbè, ma voi là erano i vizi capitali, vabbè. Comunque dai, ritorniamo, la lupa lo costringe a retrocedere a valle. Ma chi arriva in suo soccorso? Wolverine? No! Gli Avengers? No! Batman? Ma no! Arriva il poeta Virgilio, che bene sì, non è solo un motore di ricerca di internet, ma è anche quel sommo poeta. E Virgilio cosa fa? Intanto che lì dice, fa tutte le sue menate, dice, sostiene che l'unica cosa che impedirà il diffondersi dell'avidità dell'uomo sarà il veltro. Il veltro? Cioè, io pensavo di avere delle scarpe che si chiudevano con il veltro, ma quello lì è il velcro con la C. Che cavolo è un veltro o la T, veltro? Beh, diciamo, nell'italiano medievale indicava un cane da caccia addestrato e veloce, insomma, tipo un levriero. Ma anche qua, più che dell'animale, si intende un'azione di riforma di tipo morale, insomma, qualcosa che restauri l'ordine, cioè che stabilisca ordine, giustizia. Vabbè, sicuramente un professore ve lo spiegherebbe meglio, dai, accontentatevi, dai. Diciamo che comunque Dante non può più continuare sulla via che va al colle, diciamo la via più facile, quindi deve beccarsi la via più dura, purtroppo è sempre così, ragazzi. E quindi dovrà attraversare i tre regni dell'oltretromba. Oltretromba. I tre regni dell'oltretromba, ragazzi. Magari sarebbe piaciuto di più. Vabbè. Allora, dovrà attraversare i tre regni dell'oltretomba, scusatemi, per liberarsi dal peccato e raggiungere la grazia. Allora, ho detto grazia, che sembrava ostia. Vabbè, ok, vabbè. Allora, bene, vi saluto qui, diciamo svideo vi saluta qui. E ragazzi, se volete sapere il resto della storia, insomma, seguitemi anche sul canto numero 2, che metterò in un altro video. Quindi seguite il canto numero 2, e se lo farete non siete solo bravi, ma siete delle stelle.